saluto a tutti da Rauscedo, la patria della barbatella. Io sono Yuri Zambon, responsabile tecnico commerciale per Vivai Cooperativi Rauscedo. Per chi non conoscesse nello specifico questa realtà, Vivai Cooperativi Rauscedo è leader nella produzione di barbatelle e quindi commercializziamo in tutto il mondo all'incirca 75-80 milioni di piante all'anno. Quest'oggi ci troviamo qui vicino al centro di ricerche VCR, che è stata una delle ultime creazioni per dare quindi manforte a quella che è la parte commerciale e produttiva con una sana e innovativa ricerca. Quest'oggi la tematica principale è inerente ai pivi. Pivi non è altro che una denominazione in lingua tedesca che significa varietà resistenti a malattie fungine, e ci troviamo qui perché anche Vivai Cooperativi Rauscedo, insieme all'Università di Udine e a IGA, l'Istituto di Genomica Applicata, ha iniziato un programma di miglioramento genetico per creare varietà resistenti a peronospora e oidio. Come in tutti i settori, sappiamo che innovare non è mai semplice e che molte volte il frutto di una vera innovazione lo si percepisce molti anni dopo. Questo però non ha fermato Vivai Cooperativi Rauscedo nell'idea di investire in questa strada, in questo progetto, e oggi offriamo agli agricoltori di tutto il mondo 14 varietà resistenti. In termini di beneficio per l'agricoltore, queste varietà saranno sicuramente un benefit nel lungo termine, in quanto dovremo rispettare le normative europee, quindi ci verrà imposto di ridurre l'impiego della chimica e dei prodotti fitosanitari da un 50 a un 60%, cosa che non può essere perseguibile con i vitigni tradizionali. Sono Elisa De Luca, responsabile del centro di ricerca dei Vivai Cooperativi Rauscedo. In questo momento ci troviamo nella camera di crescita dei laboratori del centro di ricerche, dove stiamo coltivando delle nuove selezioni e delle linee speciali di portinnesti. Come si ottiene una varietà resistente? Mediante la tecnica dell'incrocio e della selezione. È una tecnica naturale, la natura la utilizza sempre per propagare se stessa, quindi quello che fa l'uomo è quello di scegliere i genitori più performanti in base ai risultati che vuole ottenere. Per ottenere una varietà resistente alle malattie, uno dei genitori deve essere per forza dotato di geni di resistenza a quelle malattie. Una volta che viene praticato l'incrocio, i figli di questo incrocio dovranno essere selezionati attraverso successivi step di selezione agronomica ed enologica. Attraverso le microvinificazioni sperimentali sarà possibile validare le potenzialità di questi nuovi vitigni. Vivai Cooperativi Rauscedo ha avviato nel 2015 un proprio programma di incrocio e di selezione, interessando più di 70 varietà, di cui la maggior parte sono varietà locali, italiane, autoctone, e molte varietà da tavola e varietà di portinnesto. È un processo lungo perché stiamo lavorando con una pianta pluriennale e quindi dobbiamo essere pazienti ed aspettare almeno 10-15 anni prima di rilasciare sul mercato una nuova varietà.